La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo dopo che l'associazione Liberi Specializzandi ha segnalato insulti rivolti ad alcuni allievi della scuola di specializzazione di neurologia dell'Università di Perugia, dalla direttrice Lucilla Parnetti. Al momento non si conosce il reato ipotizzato e se ci siano persone già indagate. Le indagini sarebbero infatti ancora in una fase iniziale, quella che è stata definita da Liberi Specializzandi un'antologia di insulti è contenuta in una registrazione di circa 5 minuti allegata alla mail con la quale è stata formalizzata la segnalazione ai vertici dell'Ateneo e dell'azienda ospedaliera, che hanno avviato già i loro accertamenti interni all'Ordine dei Medici e al loro rappresentante nell'Osservatorio della Formazione Medica e Specialistica e all'Ispettorato del Lavoro. I funzionari ADM di Perugia in servizio presso l'aeroporto internazionale di Perugia in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia hanno sequestrato un orologio di lusso risultato falso in possesso di un viaggiatore sbarcato da un volo proveniente da Bruxelles. Il trentenne di nazionalità albanese ma domiciliato da tempo in Umbria al momento dei controlli doganali aveva correttamente dichiarato di avere con sé una discreta quantità di denaro in euro, poco più di 5.000 euro. Tale però da essere legittimamente detenuto atteso che permane l'obbligatorietà della dichiarazione valutaria, per cifre che sono però al di sopra dei 10.000 euro. Successivamente è stato scoperto il lussuoso orologio, un modello Depse della Rolex. Il passeggero a quel punto ha ammesso che si trattava di un falso acquistato a Tirana per 200 euro. I sospetti dei funzionari ADM e dei militari della GDF circa l'autenticità dello stesso hanno trovato ulteriore conferma nella perizia richiesta alla Rolex Italia S.p.A., che ha riscontrato alcune anomalie sugli attacchi del bracciale sul colore del fondello. Il marchio Rolex appare ben riprodotto, tale da trarre in inganno il comune consumatore, non in grado di percepire le lievi difformità rispetto agli originali imitati. Si legge nella perizia rilasciata agli uffici dell'agenzia, che ha così portato al sequestro amministrativo dell'orologio, con conseguente contravvenzione nei confronti del viaggiatore. Per risolvere il drammatico problema energetico occorre passare dalla cultura del no a quella del sì e per far ripartire l'economia va sciolto il nodo dell'energia con una risposta strutturale. Questo è il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli nella relazione che ha aperto la parte pubblica dell'Assemblea Generale dell'Associazione degli Industriali Umbri al Teatro Lyric di Assisi. In Umbria, ha detto, l'emergenza energetica ha un impatto rilevante sulle attività manifatturiere. Basti pensare che il prezzo delle quote di CO2 è decuplicato. Non è accettabile che una tassa nata per tutelare l'ambiente sia diventata oggetto di speculazione finanziaria pagata dalle imprese. Il problema energetico, secondo il presidente di Confindustria, non ha solo carattere congiunturale, non dipende da fattori temporanei, ha aggiunto, quali la guerra, la speculazione, la siccità. Ha una natura strutturale, deriva dalle scelte che l'Italia ha fatto e soprattutto non ha fatto nei decenni passati. Pertanto, ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria, il problema drammatico che stiamo vivendo è figlio della cultura del no. No a tutto, ha aggiunto, no al nucleare, no ai rigassificatori, no alle trivelle, no alla TAP, no alle pale eoliche, no al fotovoltaico e no agli inceneritori. Sempre e solo no. Per risolvere quindi il problema energetico per Briziarelli bisogna cominciare a dire tanti sì. Sì alla diversificazione delle forniture, ha detto, sì ai nuovi rigassificatori, sì al rafforzamento della capacità di stoccaggio, sì a nuove estrazioni di metano dai nostri fondali, sì alle rinnovabili nel mio giardino, sì al nucleare di quarta generazione. Bisogna poi superare l'ostacolo burocratico ed essere rapidi perché il tempo a disposizione è poco. Le sfide sono estremamente elevate, anche perché purtroppo le imprese si trovano con dei costi di produzione elevatissimi, se pensiamo che attualmente sono circa 4-5 volte superiori rispetto all'altro anno. Ma noi dobbiamo pensare che purtroppo queste sfide e queste problematiche soprattutto non sono solo congiunturali, quindi dovute alla guerra, alla siccità o ad altro, ma sono strutturali. Dipendono purtroppo da tutta una scelta di decisioni che negli anni passati non abbiamo fatto e che adesso dobbiamo riconquistare. Abbiamo una problematica interna del costo del gas che poi si porta dietro l'energia che in qualche modo dovrà essere calmierata per dare alle aziende
uno scenario concreto e un minimo più sereno. Se voi pensate che nell'arco di 2 settimane le quotazioni del gas si modificano del 20-30%, è impensabile poter ridurre l'inflazione. Dall'altra parte, per contrastare questo, noi dobbiamo riuscire a fare tutti quegli investimenti che non siamo riusciti a fare negli anni passati, e quindi investire sulle rinnovabili senza paura e senza ma. Siamo indietro rispetto agli altri paesi di circa 20 anni, se vogliamo recuperare dobbiamo andare estremamente veloci. L'Umbria è pronta perché gli italiani sono forti, le aziende sono forti nonostante le difficoltà. La cosa che mi preoccupa è un pochino la burocrazia, sono le tempistiche. Le imprese, le famiglie, la politica ha capito che dobbiamo cambiare verso, che dobbiamo cambiare marcia. È chiaro che noi stiamo combattendo con una serie, purtroppo, di tempistiche che non sono adeguate a questo nuovo mondo, e su quello noi dobbiamo lavorare per intercettarle e ridurle. Noi qualsiasi cosa, io ho fatto un panorama enorme di investimenti che si possono fare. La preoccupazione principale è che negli ultimi 20 anni, purtroppo, siamo ormai tutti consapevoli, ed eravamo anche consapevoli, che dovevamo fare determinati investimenti, però faceva più comodo farli da un'altra parte. Facendo così non li abbiamo fatti, e adesso le nostre famiglie hanno bollette raddoppiate, le nostre aziende si fermano e i lavoratori rischiano di stare a casa. Quindi non dobbiamo aver paura del progresso. Io ricordo che in Francia ci sono oltre 52 centrali nucleari al confine nostro. Noi purtroppo abbiamo fatto una scelta diversa. Adesso la Francia ha una competitività nettamente diversa dalla nostra, ma come tanti altri paesi hanno fatto, chi ha investito sulle paleoliche, chi sul fotovoltaico. Noi abbiamo giacimenti di gas, per esempio nel mare Adriatico abbiamo fermato le trivellazioni, ma la Croazia sta prendendo il gas a 5 centesimi e noi lo paghiamo 1,20 euro, e questo porta famiglie in difficoltà e imprese in difficoltà. È stato presentato oggi presso la Sala Congressi del Palazzo Broletto il ciclo di incontri con i sindaci organizzato dalla Regione Umbria in collaborazione con ANCI per approfondire il tema delle comunità energetiche rinnovabili. L'assessore regionale all'ambiente Roberto Murroni, nell'annunciare il calendario degli appuntamenti, ha tenuto a sottolineare come le comunità energetiche rinnovabili rappresentino un'opportunità importante sotto il profilo della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in coerenza con l'idea di evoluzione economica che, come giunta regionale, abbiamo tratteggiato per l'Umbria. Le comunità energetiche rinnovabili, ha spiegato il presidente di ANCI Umbria, Michele Doniacini, possono dare nel medio periodo una risposta all'emergenza energetica che le nostre amministrazioni si sono trovate a dover fronteggiare in questo anno difficile. Sì, credo che l'approccio che abbiamo definito, anche in collaborazione con ANCI, nell'ambito di un'iniziativa che come assessorato regionale abbiamo inteso definire e che intendiamo portare avanti con molta determinazione affinché le comunità energetiche possano nascere e avere i necessari supporti nel nostro territorio, credo che sia anche un contesto che favorisca questo approfondimento realtà per realtà, in modo tale da consentire comunque al maggior numero, noi ci auguriamo a tutti i comuni dell'Umbria, di poter essere parte attiva e protagonisti nel far nascere comunità energetiche nei rispettivi territori. Ma i vantaggi sono molteplici. Il primo grande vantaggio, a mio modo di vedere, è un cambiamento radicale di paradigma, cioè la produzione di energia viene delocalizzata e si diventa protagonisti nel produrre energia, diventano protagonisti i cittadini, diventano protagonisti le imprese, diventano protagonisti gli enti locali. Credo che sia una svolta significativa e un'opportunità davvero importante per imprimere una forte accelerazione a quel processo di transizione ecologica, di sviluppo sostenibile, che costituiscono i veri architravi della nuova stagione di sviluppo che dobbiamo costruire. L'Umbria crediamo che abbia tutte le carte in regola per potersi ulteriormente qualificare approfittando di questa opportunità. No, l'Umbria è già ben posizionata, ma intendiamo rafforzare questo posizionamento e quindi accelereremo molto su questo versante proprio perché lo riteniamo strategico, lo riteniamo un passo coerente con un'idea di sviluppo della nostra regione che stiamo costruendo attraverso una serie di iniziative importanti, l'ultima delle quali in ordine di tempo anche la realizzazione del brand system della regione, che ha proprio il compito di veicolare con, come dire, freschezza
con autenticità quella che è la specificità e la caratterizzazione dell'Umbria. Quindi su questo cerchiamo di giocare davvero in un ruolo di avanguardia, anche con riguardo alla scala nazionale del nostro paese. Il nostro intento è quello di iniziare a parlare di comunità energetica. Alcuni comuni si sono già attivati, già stanno organizzando delle strutture con privati, con aziende, ma l'importante, ecco, è creare questi momenti di confronto in modo da creare anche le condizioni e le opportunità per tutti i comuni allo stesso modo, alla stessa maniera. Sostenere le aziende della filiera agroalimentare nel percorso di sviluppo delle competenze digitali, e questo è l'obiettivo del progetto SMAC, strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità, nato per dare supporto alla competitività delle imprese del comparto accompagnandole nel processo di innovazione digitale. Si tratta di un'iniziativa di Fondazione Perugia con la collaborazione di Filiera Futura, l'associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare e valorizzare prodotti di qualità made in Italy. SMAC ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la competitività delle imprese nel settore agroalimentare del territorio di riferimento attraverso l'accompagnamento all'innovazione digitale e alla definizione di protocolli di tracciabilità utili a rendere maggiormente riconoscibili la qualità delle produzioni locali e l'implementazione dei mercati digitali. Il progetto SMAC, strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità, ha lo scopo principale di elevare e innalzare il livello di digitalizzazione delle capacità digitali delle imprese agroalimentari, articolate in tre filiere. L'argomento principale del progetto è quello tipo formativo. Ci sarà tutta una sessione di attività formative tenute dall'ITS Umbria, che metteranno in campo docenti di primaria importanza per lo sviluppo appunto di queste capacità digitali. Ci sarà una seconda fase di assessment da parte di quattro digital ambassador che sono state appositamente selezionate, insieme ad uno sportello che dovrà rispondere a tutte le esigenze in termini di digitalizzazione da parte delle imprese agricole che hanno aderito al progetto. Infine, una terza fase, che è il progetto pilota e ultima, che riguarda la sperimentazione di un caso di digitalizzazione relativamente ad uno dei prodotti o servizi realizzati o erogati da parte delle imprese delle rispettive filiere. È una progettualità che nasce nel novero di Filiera Futura, che è un'associazione di fondazioni di origine bancaria italiane, che si è data lo scopo di supportare e sviluppare delle linee di intervento a favore dell'agroalimentare made in Italy. Noi abbiamo deciso di fare nostro questo progetto per andare incontro alle esigenze di digitalizzazione delle aziende agrarie del nostro territorio. Abbiamo individuato tre gruppi di imprese che saranno oggetto di formazione specifica attraverso l'intervento di figure professionali che sono state selezionate e formate opportunamente, ed attraverso dei corsi di formazione che saranno erogati dall'ITS territoriale. La governatrice Donatella Tesei non ha finora formulato alcuna richiesta per un eventuale ingresso nella giunta regionale di Fratelli d'Italia, e comunque ogni decisione sarà presa dai vertici nazionali del partito. A dirlo è stato Marco Squarta, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ed esponente di Fratelli d'Italia, che ha parlato degli assetti di maggioranza nel corso del punto trasmissione dell'ufficio stampa del Consiglio, approfondendo poi il tema a margine della registrazione. Per quanto riguarda la mia idea personale, ha sottolineato Squarta, credo che Fratelli d'Italia sarebbe dovuta entrare in giunta molto tempo prima di adesso, e ora siamo in ritardo con i tempi, però aspettiamo una eventuale proposta di Tesei e poi sarà Roma a scegliere. Idra, il museo multimediale della Cascata delle Marmore, ha partecipato alla quarta conferenza internazionale of the Global Network of Water Museum, organizzata presso il Museo della Civilizzazione dell'Acqua di Marrakech in Marocco dal 26 al 28 di ottobre. La conferenza, patrocinata dal Ministero degli Affari Islamici del Marocco e dal Programma Idrologico dell'UNESCO, ha visto la partecipazione di numerosi musei dell'acqua provenienti da tutto il mondo. È servito per un momento di confronto sulle attività e sui programmi delle organizzazioni che si occupano di valorizzazione del patrimonio ed educazione all'acqua, in un frangente di grande sensibilizzazione globale dovuta ai fenomeni di siccità generati dal cambiamento climatico.
Per i rappresentanti di Idra, Francesco Fioretti e Alessandro Capati, è stata una grande opportunità per far conoscere il museo e il territorio della cascata ai partner internazionali e per stringere legami di collaborazione per importanti progetti. In particolare è stato presentato il Forum delle Acque organizzato lo scorso giugno, lanciando la seconda edizione nel 2023. Il progetto della Fondazione per costituire un centro di ricerca e di formazione sull'acqua dolce attraverso importanti stakeholders nazionali, un programma educativo rivolto ai più giovani come supporto alle attività dei musei del network. Prossimo prestigioso appuntamento sarà la Water Conference organizzata per marzo 2023 al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, dove Idra farà parte della delegazione che porterà le istanze del network a questo importantissimo evento. Il ritorno della messa della pace in Duomo dopo due anni di pandemia, i Funk-Off che suoneranno allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre e il progetto musicale di Dean Reeves presentato a Orvieto sono tra le principali novità della 29esima edizione di Umbria Jazz Winter in programma dal 28 dicembre al 1 gennaio. Gli artisti ci sono, il clima, l'atmosfera di Orvieto ormai è conosciuta, quindi non... aspettiamo di fare il trentennale. Arriviamo dopo anni complicati per l'emergenza Covid, la situazione economica nazionale e internazionale è difficile, ma che cosa ci si deve attendere da questa edizione? Ci attendiamo quello che è successo pre-pandemia, perché dalle prenotazioni, dagli alberghi evidentemente c'è gente che segue questa manifestazione, quindi ci aspettiamo il successo degli ultimi anni. Lei in conferenza stampa ha detto sarà un festival all'altezza, insomma gli artisti sono all'altezza del miglior festival possibile. Basta il progetto speciale di Diane Reeves con l'orchestra Umbra Jazz. Progetti come questo di Diane Reeves lo fanno soltanto dei grandi festival. Pagnotta ha anche sottolineato che per l'edizione di quest'anno il filo rosso del cartellone è all'insegna della grande qualità musicale. In un certo senso, ha detto, Umbria Jazz Winter 29 può essere considerata come un ritorno alla identità del festival delle prime edizioni, con proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz, ma non per questo meno attrattivi. Da segnalare che a Umbria Jazz tornerà Vinicio Capossela, che proporrà una retrospettiva della sua carriera. Come sempre la formula prevede concerti dalla tarda mattinata a notte fonda. Una delle novità, sindaco, è quella dei Funk-Off la notte di Capodanno. Sì, è un evento che abbiamo fortemente voluto, perché questa 29esima edizione che punta sulla qualità, noi abbiamo ritenuto che dovesse avere un momento per la città intera, e quindi l'appuntamento la notte di Capodanno con i Funk-Off è un qualcosa che arricchisce il festival e che lo rende ancora più popolare. Si torna a un festival che sa di normalità, no? Dopo due anni di pandemia. Sì, assolutamente sì, il ritorno dei gospel e della messa della pace ne rappresenta proprio l'esempio, perché per due anni purtroppo non abbiamo potuto celebrare quell'appuntamento importante che era la messa della pace, ma soprattutto i concerti con i gospel. Quest'anno quindi si ritorna ad un festival che è pieno, ha tutti i suoi artisti e che segna un passo verso la normalità. I concerti avranno per sede due edifici strategici nel patrimonio architettonico della città, il Palazzo del Capitano del Popolo con la Sala dei 400 e il Teatro Mancinelli, location d'eccezione e in realtà anche il centro storico di Orvieto, ideale teatro dei Funk-Off e dei loro festosi cortei. Vino Jazz è un binomio ormai consolidato, che ci dovremmo attendere durante il festival? Allora, come consorzio stiamo organizzando delle degustazioni, degli appuntamenti molto importanti che ci saranno sempre all'interno del bellissimo Teatro Mancinelli. Quindi la location resta confermata. Abbiamo già in programma due masterclass, di cui svelo anche il tema. La prima è dedicata ai muffati, quindi alla muffa nobile orvietana, che è un'eccellenza del nostro territorio. E la seconda invece è dedicata alle vecchie annate, alle grandi annate dell'Orvieto, quindi sarà una verticale molto intrigante sulle vecchie annate, proprio per dimostrare la potenzialità e la longevità di questo vino straordinario.
È un anno speciale per la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. Nei mesi scorsi è stato presentato il nuovo allestimento e oggi il museo vede riconsegnata, dopo un importante restauro durato quasi un anno, l'adorazione dei pastori affrescata da Pietro Vannucci, detto il Perugino. Si era infatti resa necessaria una revisione dell'ultimo intervento a cui il dipinto era stato sottoposto ormai 30 anni fa. Nel dettaglio, il restauro a cura di CBC Conservazione Beni Culturali ha seguito varie fasi. All'asportazione dei depositi superficiali incoerenti su tutta la superficie è seguita la revisione delle stuccature per passare infine a un importante ripensamento della presentazione estetica con reintegrazioni eseguite in parte con velature ad acquerello e in parte a tratteggio per consentire una migliore leggibilità dell'immagine. L'opera proviene da una delle cappelle esterne della chiesa di San Francesco al Monte di Perugia, pertinente all'omonimo convento di osservanti francescani. Il Perugino vi lavorò intorno a 1502, data a cui risale il contratto di commissione che egli firmò per un'importante pala destinata all'altare maggiore della stessa chiesa. Il maestro era all'epoca all'apice della carriera e aveva appena terminato a Perugia la decorazione del Collegio del Cambio, annoverata fra i suoi capolavori. Nel 1856 il murale fu sottoposto all'intervento di strappo che comportò gravi ripercussioni sul suo stato di conservazione già compromesso. Nel 1863 giunse nella Pinacoteca Civica di Perugia, poi alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Sul perché troviamo in queste condizioni purtroppo l'affresco, che è quello appunto il passaggio dello strappo, che è una pratica purtroppo che nell'Ottocento abbiamo osservato tante volte. Tutte queste lacune che vediamo sono dovute proprio al fatto che lo strappo era una pratica molto pericolosa, nel senso che alle volte salva il dipinto, qualora la chiesa o l'ambiente che ospitava l'affresco non era più nelle condizioni, era magari pericolante, non nelle condizioni di ospitare l'opera, però tante volte anche per fini commerciali veniva, ahimè, predicata a questo tipo di attività. E in questo caso, tutte le lacune che noi vediamo purtroppo sono le parti che non sono venute via appunto con lo strappo. Lo strappo veniva condotto imbevendo delle tele praticamente con della colla, poi queste tele venivano fatte aderire all'affresco e veniva girati su dei rulli queste tele, e le tele andavano a strappare la parte di un tonachino che è quella parte dove noi abbiamo appunto il dipinto. Purtroppo non sempre l'adesivo portava via tutta la parte dipinta, quindi le lacune probabilmente sono delle parti che sono rimaste sulla superficie dove originariamente era l'opera. E tant'è che molte volte si osservano i secondi, i terzi strappi addirittura al fresco, cioè praticamente si va a cercare di recuperare quello che è rimasto sulla superficie del murale. Quello che noi, l'intervento, il motivo per il quale è stato fatto questo intervento di restauro era per cercare di ripristinare una condizione di lettura appunto dell'opera. L'opera, oltre avere degli interventi che forse erano un po' datati dal punto di vista della reintegrazione, che necessitavano una rivisitazione, aveva anche problemi perché comunque la superficie era estremamente ingrigita da depositi incoerenti che si accumulano nel corso degli anni, proprio su questa superficie che di per sé è abbastanza rugosa, quindi tende ad assorbire tutto lo sporco aereo disperso nell'aria. E quindi siamo attraverso una pulitura molto leggera, siamo andati a recuperare tutte quelle che sono le lumeggiature che adesso sono molto evidenti, c'è una luminosità diversa nell'opera. E questa è stata la prima fase. Fortunatamente il supporto sul quale oggi giace l'opera è un supporto stabile, è un supporto in nylon, è un supporto estremamente leggero, fatto da sono delle griglie a nido d'ape molto leggere, che offrono la possibilità anche di avere un supporto che sia facile per il trasporto. E non è da sottovalutare questa cosa, perché anche questo è importante ai fini di conservazione per le movimentazioni dell'opera stessa. La fase successiva è stata appunto quella di ripristinare quelli che erano cercare di valorizzare nuovamente quelle che erano le cromie dell'opera, quindi andare a intervenire con diverse tecniche sulla reintegrazione pittorica, quindi andare a fare degli alzamenti di tono
nei punti, diciamo, dove c'era lo strato preparatorio, diciamo, l'intonaco a vista, diciamo, dell'opera, quindi alzare di piano e diciamo delle parti dove si necessitava fare una ricostruzione, andare con il tratteggio, quindi per rendere evidente quelle che sono le reintegrazioni pittoriche fatte dal restauratore, quindi cercando di non sovrapporsi all'artista e dare, diciamo, mantenere un distacco tra l'intervento di restauro compiuto e quello che è l'opera, appunto, la mano dell'artista stesso. Il risultato mi sembra evidente che è molto apprezzabile, è stato fatto un lavoro veramente di recupero in maniera notevole. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, vortice depressionario sul Mediterraneo con maltempo diffuso. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 4 novembre. Piogge e temporali sparsi al mattino al centro nord, più intensi su Triveneto e settori centrali tirrenici. Variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in spostamento verso il sud Italia con fenomeni intensi sulla Campania, acquazzoni anche su Triveneto e settori adriatici. Migliora altrove. In serata e nottata tempo instabile o perturbato al sud con temporali intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge sparse su Basso Piemonte, Liguria e Toscana. Temperature stabili o in lieve calo e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.